Sapete una cosa? Sono una persona che si fa difficilmente convincere da una pubblicità, soprattutto quelle che girano sul web, ok? Fino ad oggi, fino a quando ho visto per la prima volta questo, nella mia home di Facebook, il Bodycoon. Questo piccolo omino completamente grigio, che chiameremo Grey, Mr. Grey, come 50 sfumature di grigio, questo sarà il nostro amico che ci aiuterà a imparare a disegnare, ci aiuterà a capire come realizzare, diciamo, le posizioni del corpo più difficili, perché questa cosa si attorciglia, si contorce, si mette in tutte le... Affanculo, Mr. Grey. Vabbè, comunque... No, è un po' plasticoso, devo ammetterlo, e poi me lo aspettavo più grosso, ancora più grosso. Invece è una merdina che ho pagato anche tanto. Sì, l'ho pagato. Avrei preferito, non lo so, chiamare l'azienda e dire: "Wei, signori cinesi, mandatemelo gratis, che io ve lo sponsorizzo". No. Però ricevo ogni cazzo di settimana più di 10 mail da siti che vendono stracci cinesi e cianfrusaglie inutili. Quelle sì. Mi tocca sempre cestinarle, quelle mail. Invece mai delle cose del genere, mai! Che me le... No. Me le devo comprare io. Ero subito colpito, no, dal video, era tutto bello, wow. Poi lo vedevi, veramente, sembrava molto più grosso nel video, invece... È una merdina, e poi... Proprio... Allora, per non sentirmi in colpa per aver speso questi soldi, ho deciso di farci un video, cercare di valorizzare questo acquisto e valorizzare il nostro amico Mr. Grey, ok? Vero? Sì. Ecco, la cosa bella, devo ammetterlo, è il fatto che ha tutte le pieghe dei legamenti, una cosa fighissima, si può mettere nelle posizioni più disparate e quindi funziona quando non vi si scompone completamente, quindi dovete ricomporre tutti i pezzi ed è veramente una rottura di palle. E poi io ho le mani tozze e sono molto rude, però sono riuscito a utilizzarlo nei migliori dei modi e ora vi spiego come. Ma prima ci sarà il momento annunci, ok? Annunci che sono importanti per tutti voi che abitate nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano, eccetera. E se c'è lo stronzo di turno che c'ha la mamma puttana che sotto nei commenti dirà sicuramente: "Guardate ragazzi, il video inizia a 3 minuti e qualcosa". Guardami, non farlo. Perché sei una merda. Non farlo, ok? Perché gli annunci sono importanti. Perché se poi voi vedete che io sono stato da una parte, mi scrivete in privato: "Ma Boban, io non lo sapevo che eri all'Etna Comics, l'avrò detto ai 420. E la gente mi scrive dopo: "Ma io ero lì a Letta Comics, non sapevo nulla della tua presenza". Ok, gli annunci sono importanti e quindi vi annuncerò i prossimi eventi fondamentali. Ora, in questo momento, mentre state guardando questo video, io sono a Napoli. Ok, o forse sono in viaggio, o non lo so. Comunque sono a Napoli presso lo Star Shop, il negozio di fumetti. Mi troverete sia me che Don Alemanno per firmare Nazi Vegan ID, questo bellissimo fumetto. Ah sì, è uscito, signori, è uscito Nazi Vegan ID, wow! Non sapete nulla? È perché perdete tempo a guardare gente che si taglia i capelli in diretta e vi esaltate e dite: "Boban, cosa ne pensi di quello che si è tagliato i capelli?" Potrebbe anche tagliarsi il cazzo, me ne strasbatto le giberde. Ma è uscito Nazi Vegan ID, questo è importante. Acquistatelo, ragazzi. Se non potete venire allo Star Shop di Napoli, ok, niente paura, chi è di Roma? Abbiamo un altro evento il giorno dopo, quindi domani, presso la Feltrinelli, in via, non mi ricordo, ma trovate in descrizione tutte le informazioni. Ci sarebbe sempre io, Don Alemanno, con un ospite speciale. Indovinate chi? Giuseppe Cruciani. Sì, proprio quello della zanzara, quello che sta sul cazzo a tutti, quello che sta sul cazzo anche alla maggior parte di voi, e mi commenterete qua sotto dicendo: "Boban, ma non ti vergogna fare un evento con Giuseppe Cruciani? È un uomo di merda, è un giornalista, basta, avete rotto il cazzo". C'è lui, ok? Se dovete dirgli che è un coglione, vedeteli dal vivo, diteglielo: "Ehi, Cruciani, sei un coglione, sei patetico, sei ridicolo", diteglielo in faccia, ok? Ah, anche a me potete dire che sono un coglione patetico e dirmelo in faccia. Perché solitamente ricevo tanti insulti qua sotto nei commenti, ma mai dal vivo. Perché? Perché? Spiegatemi perché? Non lo so neanch'io. Quindi vi aspettiamo in tanti.
Poi, se volete sapere di tutti gli eventi che ci saranno in giro per l'Italia per la presentazione di Nazi Vegan ID, in link in descrizione trovate anche la pagina di Nazi Vegan ID, consultatela e troverete tutto, ok? Vedete di non chiedermi e vedete poi di non lamentarvi dopo dicendo «Oh mio Dio, ma eri lì! Ma non ce l'hai detto!» Ecco, ora lo sapete. Andate, consultate e al pezzo di merda che verrà qua sotto a dire «Wow, ragazzi, il video inizia dopo 4 minuti», diciamo che non mi permetterei mai di dire che c'hai la mamma puttana perché potrei essere parecchio irrispettoso, però posso dire che c'è la mamma che è particolarmente appassionata nell'infilarsi in bocca membri maschili a notte fonda nella tangenziale della tua città. Per tutti coloro che non potranno venire a questi eventi, quindi Napoli alle 16 presso lo Star Shop e Roma alle 18 presso la Feltrinelli, beh, avete i link di Amazon qua sotto per acquistare il volume di Nazi Vegan ID. Acquistatelo, signori, ok? Non ve ne pentirete, ve lo prometto. Fidatevi perché sta piacendo a tutti. Tutti sono esaltati per questo Nazi Vegan ID. Sono sicuro che vi esalterete anche voi. Dopo questo minuto dedicato alla nostra televendita, andiamo avanti col nostro Bodycoon che è senza un braccio. Mr. Grey, dove cazzo è finito il tuo braccio? Vuole comunicare con me ma non ci riesce, perché in realtà è un pezzo di plastica e non ha tipo un cuore, non ha un cervello e quindi in realtà sono io che lo sto muovendo. Cioè, ci siete cascati. L'ho tagliato a metà. Povero Mr. Grey. Per prima cosa, essendo che è molto scomodo da utilizzare, come avete visto, io consiglio assolutamente di munirsi di una macchina fotografica o anche semplicemente del cellulare per poter fare delle foto. Dovete interpretare il ruolo dei fotografi da modella e quindi il vostro Mr. Grey vi farà da modella, però non è la modella che voi dite mettiti così, mettiti cosa, siete voi che dovete cercare lì metterlo nelle posizioni più disparate e poi andate giù di foto. Più che altro dovete sempre cercare di metterlo in una posa che vi interessa, ok? Solitamente questa cosa capita quando non riuscite a trovare un riferimento fotografico su Google, immagini di una posizione un pochino particolare del corpo, che sia magari attorcigliata oppure vista dall'alto, dal basso e così via, e allora diciamo che il nostro Bodycoon potrebbe essere di grandissimo aiuto. Sconsiglio assolutamente di piazzarlo e poi mettersi lì a guardarlo. Sì, ci può stare, però ogni volta uno si sposta, magari vi cade, quindi lo dovete rimettere, è un casino. Macchina fotografica in mano e via, giù di foto. Ma senza il nostro... Dove cazzo è? Ok? Cavoli, è rotto. Vi consiglio ancora di crearvi una sorta di piedistallo. Allora, questo è rotto, però è una sorta di angolo che mi sono creato dove... Vabbè, si è rotto. Comunque, è una cosa che praticamente io mi sono creato, una sorta di angoli dove potevo piazzare il mio Bodycoon senza... cioè, avevo da me uno sfondo piatto. E la cosa figa è se ci piazzi una luce frontale o dal retro oppure di lato, ti fa anche l'ombra, quindi hai anche le ombre del nostro Bodycoon e ti risolvi un altro problema, cioè il discorso delle ombre. Allora, io cosa ho fatto? Ho preso la spada che è in allegato al nostro Bodycoon, eccolo qua, la spada, gliel'ho infilata nel culo, e anzi no, gliel'ho data in mano e ho cominciato a mettere una posizione del corpo particolare. E da lì ho detto wow, ci ho fatto la foto nelle varie posizioni che potevano interessarmi per poi andare a lavorare direttamente in digitale. Vi consiglio di lavorare sul digitale perché così almeno vi esercitate. Potete anche lavorare a mano, ci mancherebbe, mettete la foto sul vostro computer, guardando la foto disegnate. Sembra anche più semplice perché così avete già un riferimento ben preciso. Vi consiglio di fare tantissime foto, nel senso, lo so che è impegnativo, magari fate tante posizioni del corpo, fotografatelo da tutte le parti, dall'alto, dal basso, magari di profilo, a tre quarti, ma magari spostando la luce, creando altre ombre, perché così avete tantissimi riferimenti e mettete in una cartella e un giorno, quando avrete bisogno di realizzare quella determinata posizione, quella determinata luce, avete già il riferimento, diciamo, a portata di mano.
Forse è questa la cosa figa del bodycon. E io ho cercato di fare due esempi, non sono andato lì a farne tanti perché sennò diventa una cosa infinita, magari lo faccio poi in un altro video. Però sono andato a, come ho detto, prendere la spada, gliel'ho data in mano e l'ho messa in una posizione, diciamo, abbastanza classica, ok? Lui che tiene la spada in mano, in piedi, visto quasi di profilo. E da lì l'ho riportato su Manga Studio. E allora ci ho lavorato sopra. La cosa figa è che voi potete far diventare trasparente il layer della foto e andare a disegnarci sopra. Potete proprio traccoppiare, perché no? Diciamo, la forma fisica, la posizione e le linee di forza che ha il corpo umano, diciamo, le potete traccoppiare, nessuno ve lo vieta. Lo so che magari è un trucchetto, che non bisogna farlo, però se ce l'avete lì a portata di mano, perché no? Lo traccoppiate, vi traccoppiate le sagome del corpo del bodycon e da lì potete, wow, lavorarci sopra e realizzare il vostro personaggio. In questo caso, come vedete qui in questo disegno, io ho realizzato le varie fasi di lavoro che ho fatto su questo samurai, perché prima c'è la foto, poi c'è lo schizzo di base del bodycon, successivamente ho fatto la bozza del mio samurai e infine c'è il samurai contornato con line art completamente nero e colorato con un po' di ombreggiatura qua e là. Ecco, il risultato è abbastanza soddisfacente e poi non mi sono fermato lì, allora sono partito e ho detto perché non andare a prendere la stessa posizione del corpo e magari realizzare un altro personaggio. E da lì ho fatto la stessa cosa, ho realizzato, ho messo la foto, l'ho fatta diventare trasparente, ci ho disegnato sopra con una bozza in blu, quindi ho contornato, diciamo, la sagoma del mio bodycon e ci ho fatto lo schizzo e ho realizzato Trunks. Potete realizzare qualsiasi personaggio, anche Darth Vader se volete, tanto c'ha la spada in mano, non cambia un cazzo. Potete realizzare quello che volete, e il fatto è che tanto il corpo umano è quello. Poi giustamente, se volete realizzare qualche personaggio legato a qualche anime, lì dovete sempre basarvi sul fatto che cambiano le dimensioni di certe parti del corpo, come ad esempio la testa. In certi anime c'è una testa più grossa e così via, ma questo sta a voi capire, perché potete anche disegnare in diversi layer ogni parte del corpo. Diventa molto meccanico, però può funzionare come cosa. E successivamente ho sperimentato ancora, perché no? Ho realizzato, sempre con la spada in mano, il bodycon seduto, a mo' di un po' Yoshimitsu. Avete presente? Stavo per realizzare Yoshimitsu, poi ho detto no, che palle, non c'ho voglia. E allora ho deciso di realizzare Grey Fox. Come vedete anche lì, sempre il processo è quello: bozza, contorno ovviamente del bodycon, bozza del personaggio e poi alla fine il line art con Grey Fox. Ragazzi, Grey Fox, sapete chi è Grey Fox? Il ninja cyborg di Metal Gear 1? Per favore, non mi deludete, perché si tratta di un personaggio storico del mondo videoludico. Però, a parte questo, ho realizzato Grey Fox. Su Instagram gente mi ha detto che è un personaggio di Overwatch. No, Metal Gear. Queste sono solamente alcune cose che si possono fare con questo veramente oggetto particolare, che ora in questo momento c'ha la parte del corpo superiore senza braccia, è come la Venere, l'Afrodite, una statua famosa, una delle tante. E potrebbe essere utile per voi, magari disegnatori che siete agli inizi, soprattutto quando vi trovate in difficoltà nel realizzare il corpo umano. So che c'è anche la versione femminile del bodycon e so che c'è anche la versione muscolosa, quindi per coloro che magari vogliono disegnare, non lo so, personaggi fantasy e magari vogliono fare fumetti dove ci sono persone palestrate che si saccagnano di botte, diciamo che può essere un prodotto abbastanza utile da acquistare e utilizzarlo per realizzare queste cose fighe, ok? Quindi qua in descrizione troverete anche il link di Amazon per chiunque vuole magari provare ad acquistarlo e magari intraprendere questo piccolo giochetto del bodycon. Io sinceramente mi sono divertito, magari ci faccio altri video sperando di non perdere tutti i pezzi
del suo corpo, se no sono fottuto. Vi ripeto, non è il massimo della qualità. Quando lo dovete maneggiare dovete stare attenti che non vi cadano tutti i pezzi o di perderli, perché veramente è molto molto delicato. Per il resto è divertente, devo ammettere, è divertente. È una bella soluzione, soprattutto se si ha portato in mano anche strumenti come la macchina fotografica, ma basta anche un cellulare, come vi ho detto, e potete divertirvi parecchio. Quindi ho finito con questa cosa del Bodycoon. Spero vi sia piaciuto questo video. Vi consiglio di condividere, farlo girare, magari ci faccio un altro sketch, qualcosa di molto più, più elaborato grazie a questa cosa del Bodycoon. Se vi è piaciuto ovviamente mettete un piace qua sotto, noi ci vediamo la prossima volta, spero al più presto, scusate, vi chiedo veramente umilmente scusa se mi faccio vedere poco su YouTube, stavo per scaccolarmi, se mi faccio vedere poco su YouTube, però appena io ho concluso con il fumetto di Nazi Vegan Heidi, che veramente vi giuro sono stati 2 mesi intensi di lavoro, continuo, passavo tipo... E qua sono serio, non voglio fare il cazzone di turno, passavo tipo dalle 10 alle 15 ore di lavoro al giorno per finire questo fumetto in tempo, per farlo uscire a Etna Comics, quindi è stato per me qualcosa di molto massacrante e mi è dispiaciuto anche lasciar da parte l'attività del canale, quindi vi chiedo scusa, spero che questa cosa la vediate in tanti, così almeno le scuse possono arrivarvi un pochino a tutti, anche a coloro che mi hanno sempre riempito di messaggi dicendomi: Boban, ma dove cazzo sei? Facci un video su YouTube serio come si deve, fatti vedere, perché ci mancano i tuoi video. Quindi io vi chiedo veramente scusa, ok? Tornerò a fare video, però purtroppo io appena ho finito con Nazi Vega, appena ho finito con Nazi Vegan Heidi, ho praticamente iniziato subito col tour e con le fiere. C'è stato Etna Comics, poi c'è stato il Big Geek di Bari subito 3 giorni dopo e adesso praticamente non mi sono fermato e inizio già col tour, quindi Roma, Napoli, poi ci sarà Rimini, poi ci sarà Milano e poi dopo Milano ci sarà anche di nuovo giù, tornerò in Puglia a Noci, troverete ovviamente tutte le date qua nel link in descrizione, qua in descrizione troverete tutti gli appuntamenti del tour e quindi vi chiedo scusa, però se non riuscite magari a vedere questo bel faccione in video, vi consiglio di consultare tutte le date, tutti i posti dove andrò a visitare, così magari avrete forse la possibilità di vedermi magari dal vivo, così ci incontreremo dal vivo e ci potremo abbracciare e vi potrò chiedere scusa direttamente dal vivo perché sono sparito negli ultimi tempi dal canale. Tornerò, ve lo prometto, tornerò a fare più video, tornerò a fare cose molto più creative, tornerò con le vignette video più cattive che mai, ho tante cose da dire, dovrò parlare di tante cose, so che in tanti mi state consigliando di parlare di questo, quest'altro, parlami dell'apocalisse, parlami del giudizio universale, parlami, non lo so, di gente che si taglia i capelli, che pare essere molto più ridicolo della gente stessa che critica, però tornerò più cattivo che mai, più creativo che mai, quindi con i vari format dedicati al disegno e come sempre